Grazie anche di questo applauso e grazie ovviamente alla Fondazione San Carlo che mi ha voluto qui ancora dopo una precedente esperienza di un paio d'anni fa. Ed è con grande piacere che io affronto questo tema che mi intriga da ormai più di 20 anni. È un tema molto complesso, non è un tema semplice. Io, come vedete, lì c'è un'immagine, questa immagine, mi alzerò, mi muoverò, spero non vi disturbi se io mi muovo. Questa immagine è una rappresentazione relativamente recente di quello che è il significato complessivo che ha avuto, questa dottrina, perché è una dottrina molto organica, molto articolata, nel corso del tempo. Questa immagine credo che sia perché non c'è una datazione precisa, poi ce ne sono molte altre che si possono trovare. Se voi cliccate ermetismo immagini su Google ve ne vengono a milioni davanti. Alcune sono facilmente identificabili, altre forse sono costruzioni recenti. Però quello che vi volevo dire, se voi la guardate attentamente, ci sono tutti gli elementi che caratterizzano l'ermetismo. Cioè Ermete Trismegisto, che è colui che regge i limiti del mondo, poi i quattro elementi che sono quelli fondamentali per quanto riguarda, beh, oggi si sta tornando ai quattro elementi, lo sapete che c'è la cucina galenica, no? È stata rinnovata e reinventata da Galeno, la teoria degli umori, l'umido, il caldo e il freddo, l'umido e il secco, che sono ovviamente la rappresentazione dei quattro, la riutilizzazione dei quattro elementi, che sono la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Sono questi, cioè, gli elementi costitutivi dell'universo, del cosmo. È una dottrina che è particolarmente complessa. Io cercherò in qualche misura di semplificarla. Sono, come dicevo, più di 20 anni, ma non ho ancora finito. È l'unico caso in cui non abbia ancora finito di occuparmi di questo, perché attraversa la storia. Ora, guardate quell'immagine che vedete è una parte del pavimento del Duomo di Siena per opera di Giovanni di Stefano, che risale al 1488. Bene, nel Duomo di Siena è raffigurato Ermete Trismegisto, il fondatore di questa dottrina, poi vedremo chi era, no? E dove c'è scritto Contemporaneus Moisi, contemporaneo di Mosè. Questo è l'idea che si aveva di questa figura mitica, divina, metto i punti di domanda, quando nel momento più importante di sviluppo dell'umanesimo ricompare nella storia. Altre immagini, tanto per inquadrare un po' le figure, che sono difficili spesso da collocare cronologicamente, però ci danno un'idea della sistematizzazione, tanto per capire. Come vedete, questa immagine riprende quella, la prima, no? Di apertura del titolo, dove c'è anche scritto Theos in greco, ma dove, se osservate attentamente, scusatemi, sono, vengono abbandonate. Perché? Perché l'ermetismo è una dottrina che invita alla pace, alla convivenza, allo stare insieme, al conoscersi reciprocamente. Perché infatti, lo vedremo ancora, ma adesso volevo andare avanti. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Siamo nel 1583, Saliceto, in provincia di Cuneo, parrocchia di San Lorenzo, una chiesa rinascimentale, uno dei gioielli del Rinascimento italiano, e in questa chiesa è raffigurata, questa è una delle due colonne, il nostro Mercurius Ter Maximus, cioè tre volte grandissimo, Ermete, che è Mercurio, tre volte grandissimo. Il cristianesimo lo accoglie, poi succederà quello che succederà, ma
per colpa ovviamente di un calvinista che parlerà male, cercherà di dimostrare l'inconsistenza di questa dottrina. Poiché non erano tutti filologi, agguerriti, non hanno più risposto e hanno abbandonato questa dottrina alle maglie dell'esoterismo, dell'oscuro, del misterioso, cosa che invece questa dottrina, in realtà, anche se dedicata a pochi, ma sì, vedremo perché a pochi, quali pochi, non è una dottrina che vuole restare oscura. A meno che non ci sia qualcuno che mi perseguita, allora cerco di nascondermi. Ma se non c'è nessuno che mi perseguita, è una dottrina che vuole la luce, la luminosità. Oh, sia chiaro, in modo che non sono un esoterista, non sono un ermetista, non sono un seguace di questa dottrina. C'era una comunità ermetica in quel di Treviso fino alla metà degli anni 60, di questo sono sicuro, che pubblicava un mensile in folio, cioè un giornale, che era intitolato Il Pimandro, che è il titolo del primo trattato del Corpus Ermeticum. C'era questa piccola comunità, non so che fine abbia fatto, non l'ho più seguita. Altra cosa, questo è Giorgione, i tre filosofi. Ho messo i tre filosofi perché si dibatte sulla interpretazione di questa immagine. C'è circa quando è stato il cinquecentenario, mi pare nel 2010 c'è stato il cinquecentenario di i 500 anni insomma di Giorgione, ci fu un convegno che avevo organizzato in quel di Castelfranco Veneto dove Giorgione nacque, e lì filosofi e storici dell'arte hanno dibattuto su questo dipinto che è enigmatico. Però io l'ho messo per enigmatismo perché Giorgione ha tracce esoteriche in più di uno dei suoi dipinti, ma l'ho messo anche per un'altra ragione, perché gli umanisti cercavano le radici dei precursori di Cristo, e i tre precursori di Cristo erano Mosè, ovviamente Zoroastro e poi Ermete Trismegisto. Erano i tre che avevano in qualche modo profetizzato, vi ricordate i re magi? Magi che vengono dalla Persia, noi non li chiamiamo maghi, però la parola da cui derivano è la stessa, magos greco, però diciamo magi per non confonderli con i maghi che sappiamo essere quelle operazioni, quei personaggi un po' fattucchieri che operano nel torbido così, che fanno anche venire un po', qualcuno si ricorderà Topolino, no? Vestito da mago che fa gli esercizi di magia, ecco, quindi noi li distinguiamo. Però dicevo, tornando a noi, questo dipinto è secondo me una delle immagini che focalizzano questo desiderio di convivenza. Tre, che sono tre aree completamente diverse. Poi gli storici dell'arte potranno dire che non è così. Bisogna affrontarlo con molta attenzione questo periodo, non è un periodo facile, è il Rinascimento. E il Rinascimento senza l'ermetismo non esiste. Dicevamo la pace prima, no? E gli umanisti, mi avverta, mi raccomando, gli umanisti cercavano la pace. Il periodo in cui sorge l'umanesimo, se riflettiamo, è un periodo di grandissime tensioni, a cominciare da quello che accadeva in Spagna, la Spagna che comincia la Reconquista, e la Reconquista vuol dire cacciare prima di tutto gli arabi, i musulmani, e dall'altra parte, poiché i sovrani di Spagna avevano dei problemi economici, o far convertire gli ebrei o cacciarli prendendone le ricchezze. Quindi il decreto dell'Alhambra è di un periodo molto vicino a questo, per citare uno degli episodi più significativi di quell'epoca. Quindi grandi tensioni culturali, politiche, religiose. Facciamo un salto un momento indietro, nel 1075 Gregorio VII pubblica il Dictatus Pape, che comincia la guerra terribile con l'imperatore, che non finirà mai.
di lì a poco, Lutero 1517, mi pare il 31 di ottobre, pubblica le 95 tesi, di lì a poco Calvino scrive ovviamente l'Istitutio Religionis Christiane, quindi vi vedete conto che ci sono grandi tensioni. L'umanesimo e il Rinascimento cercavano la pace, cercavano l'equilibrio, e una delle cose che per esempio Marsilio Ficino, che è stato il primo a tradurre nel 1463 i trattati che erano appena arrivati dalla Macedonia, e lo fece su ordine di Cosimo de' Medici, cercava di trovare un equilibrio per rilanciare apologeticamente un cristianesimo che permettesse la convivenza. Quindi l'importanza di questa dottrina si capisce anche da queste piccole cose. Una dottrina tutt'altro che oscura, una dottrina tutt'altro che criptica, non è per niente cifrata. Certo, certe cose non si sanno, ma se noi prendiamo i testi sacri di qualunque religione troviamo delle cose che non funzionano. Prendiamo i testi sacri del cristianesimo e non è che ci vuol molto a vedere le contraddizioni interne. Prendiamo la Bibbia, prendiamo la Masoretica, poi prendiamo i Settuaginta, cioè la traduzione in greco che poi precede la Masoretica in moltissimi casi, e vediamo che non ci sono convergenze, ci sono delle contraddizioni. Quindi non dobbiamo preoccuparci di queste contraddizioni. E quindi, tornando a noi, si tratta di una dottrina complessa, articolata, organizzata, organica, sistematica, con ovviamente le sue contraddizioni. Nel secondo secolo d.C., quando siamo sicuri che ormai questa dottrina si è formata, possiamo dire che essa già presenta una sistematizzazione di cui solo il mondo filosofico dell'epoca poteva stare alla pari, perché gli altri sistemi religiosi non avevano una dottrina così articolata e così sistematica, anche se è presentata in quella maniera. Ora, chi è Ermete Trismegisto? Vediamo un momento rapidamente. È né più né meno che la traduzione, come avevo accennato poco fa, in greco, del dio egiziano Thot, che Platone nel Fedro chiama Teut. Non posso adesso riprendere la questione del Fedro, che è interessantissima per il problema della lingua, della scrittura, l'uso della scrittura, che si ritrova in maniera diversa nel sedicesimo trattato del Corpus. È una questione molto, molto complessa e molto interessante. C'è chi ha voluto sminuire, per esempio, la portata di questi testi. Uno di questi, quello che ha fatto la prima edizione critica accettata, che è il padre Festuger, ma non si può sminuire, non si può dire così, en passant, è un trattato scritto tardi che fa così delle allusioni e dei giochini sulla lingua, perché il trattato è complesso, il sedicesimo, molto complesso. Si vede chiaramente che vi è un problema di comunicazione tra il mondo egiziano e il mondo greco. Questo per dirvelo così rapidamente. Ecco. E la identificazione di Thot con il greco Hermes, poi latino Mercurio, è già acquisita con Erodoto. Però siamo sicuri che istituzionalmente la cosa avviene quando, secondo primo secolo a.C., troviamo la stele di Rosetta che Champollion ha decifrato e ha permesso di decifrare il geroglifico egiziano. Lì abbiamo le tre lingue e la stele ovviamente è molto complessa, e in questa stele chiaramente il greco è Hermes, l'egiziano è Thot, e quindi abbiamo la identificazione istituzionale. Chi è che ha favorito lo sviluppo e la diffusione dell'ermetismo nel primo periodo, in realtà fino all'umanesimo e al Rinascimento? Qualcuno mi dà, ma Agostino? Di Agostino, se volete, ne parliamo dopo, perché ci devierebbe. Agostino in realtà non ce l'aveva con l'ermetismo, ma con Apuleio, quindi la cosa ci complicherebbe parecchio. Ora, sono stati i padri della Chiesa. Chi ha garantito lo sviluppo di questa dottrina? Sono stati i padri della Chiesa. Clemente Alessandrino, per primo,
negli stromata, dove elenca i libri, cosa erano scritti, e ne parla bene. Tertulliano, che nel De Anima cita Ermete Trismegisto con grande rispetto, e poi ovviamente Celio Firmiano Lattanzio, che era il tutore del figlio di Costantino, che usa effettivamente l'ermetismo come cavallo di Troia per favorire l'ingresso del cristianesimo, quindi mettendo in evidenza tutte le analogie e dicendo che Ermete Trismegisto aveva profetizzato la venuta del Cristo. Qui ancora troviamo questo particolare importante, perché Lattanzio dice che Ermete Trismegisto è l'autor della verità. È lui che ci dice che è la verità, quella che è la verità. Frase molto importante per un cristiano, ma ovviamente anche per tutto il mondo circostante, no? Ancora qui, come vediamo, Lattanzio continua ad aprire la strada al cristianesimo utilizzando l'ermetismo, la tradizione ermetica, no? E che cosa succede? Che Ermete Trismegisto cosa si presentava? Si presentava come il pagano che anticipa il cristianesimo. Era in qualche modo il battistrada, quello che apriva la strada al cristianesimo. Quindi vedeva in Ermete e diceva, pagine importantissime ci sono in Lattanzio, Lattanzio per esempio è quello che ci fornisce le grandi brani in greco del Logos Teleios, il discorso perfetto, il discorso completo, che noi conosciamo solo in latino nella sua totalità, e che è quello che usa Agostino, per esempio, citando proprio dei brani interi, mentre con Lattanzio troviamo il greco. Non abbiamo però il testo integrale in greco, abbiamo questa traduzione latina che peraltro è molto, molto efficace. Ora, poiché io potrei parlare di tante cose, l'abbiamo relegato, è stato relegato all'alchimia, è stato relegato l'ermetismo, la magia, mettiamole da parte queste cose, perché sono affermazioni che sono avvenute con il tempo e che hanno in qualche modo chiuso in una dimensione che non è la sua questo sistema dottrinale. È un sistema che è organizzato, io andrò per summa capita ovviamente, in tre grandi ambiti: una teologia, una cosmologia e una antropologia. Teologia è il discorso sugli dèi, la cosmologia è il discorso sul mondo e l'antropologia è il discorso sull'uomo. La teologia affronta, io non tratterò tutto quello che qui vedete perché non è possibile, credo che ci vorrebbe, cioè un intero corso universitario non basterebbe. Quindi c'è il rapporto di Dio con gli dèi, questo Dio che si chiama nous, cioè intelletto o mente, il logos che è la parola di Dio, questo Dio che si presenta come un artigiano, dopo abbiamo il problema dell'identità, chi è Dio? Domande che ci sono, il problema del rapporto, questo Dio è un padre, questo Dio è un padre che ha un figlio, questo Dio è in relazione con l'uomo, quindi c'è tutta una complessità dottrinale, come si fa a definire Dio, e dopodiché il padre, il bene e il bello, che sono forse la cosa più affascinante che troveremo. Poi ci sono altri temi. Sulla cosmologia la cosa più importante è il problema del male, è il problema della trasformazione, è il rapporto tenebre e luce, che è un classico, è un topos molto diffuso nell'antichità, ma in fondo anche oggi viene utilizzato. Ci sono altri temi, i demoni, le anime che volano, non so se riusciremo, forse con qualche domanda riusciremo a trattarlo. L'antropologia. Le due cose più importanti sono la dottrina dell'anima per quanto riguarda l'antropologia e la parte finale, cioè l'escatologia, la soteriologia, cioè il discorso ultimo, sull'ultimo, sul destino ultimo dell'uomo e poi il discorso sulla salvezza, che vedremo è una salvezza molto particolare, non è una salvezza qualunque, e questo ovviamente in certi momenti diventa un problema,
in certi momenti storici, no? È un problemino non piccolo, anche perché c'è di mezzo il libero arbitrio, e questo spiega per quale ragione nel periodo tra il 1500 e il 1600 l'ermetismo sia stato anche, come dire, oggetto di dibattito, di discussione, di accuse proprio dalla parte protestante, che non ammette il libero arbitrio. Lutero scrive, no? De servo arbitrio contro il de libero arbitrio di Erasmo da Rotterdam. Chi è Dio? Dio è il Nous, poi c'è il mondo e poi c'è l'uomo. Questo è il quadro con il quale noi abbiamo a che fare, e questi sono i tre esseri, non sono fantasie, esseri, ta onta, in greco è chiarissimo in questo caso, no? Dio è unico, ma non è l'unico Dio, paradossale. Perché? Perché ci sono degli altri dei che sono creati o generati, mi dipende, e sono subordinati a Dio. Dunque, questo, in questo caso, noi ci troviamo di fronte a che cosa? Da una parte è un monoteismo relativo, perché ci sono gli altri dei. Dall'altra un politeismo relativo, perché? Perché gli dei non sono di pari livello. La gerarchia del politeismo greco è una gerarchia, come possiamo dire, relativa, in quanto Zeus è eletto dai fratelli. Alla fine, se qualcuno si legge la teologia, la teogonia di Esiodo, e gli altri dei dicono no, tu sarai il nostro capo, ma viene eletto, è democraticamente eletto, mentre in questo caso no, non è una elezione, c'è Dio e gli altri sono subordinati. Allora, ecco la domanda, chi è Dio? Siamo abituati, conosciamo il catechismo, vi dirò che c'è un catechismo ermetico, e io l'ho chiamato così, ed è le definizioni in lingua armena. Noi abbiamo in greco e in latino i testi ermetici, ma ci sono anche in armeno, VII secolo d.C., e sono un vero e proprio catechismo, piccola, una specie di sillabario, così, in cui c'è spiegato cos'è, eccetera. E poi c'è in lingua copta un altro trattato fascinoso e importantissimo, da cui si ricava che si trattava di una comunità che seguiva un percorso iniziatico, che aveva un suo percorso iniziatico, una iniziazione. Allora, Dio è l'intelletto. Guarda caso, Seneca, nelle Naturales Questiones, scriveva Deus est mens, Dio è la mente. Cioè, qualcosa vuol dire che quando Seneca scriveva già circolava questa idea, non è che, per di più, uno stoico Seneca, e lo stoicismo ha strette relazioni con questa dottrina. Chi viene prima? Non chiedetemelo, perché non saprei dirvi come. Ah, ma c'è il neoplatonismo, chi viene prima? Non lo so, non mi sento di dire che è venuto prima l'uno piuttosto che l'altro. Poi Dio è vita e luce, anche questo è orecchiabile, lo conosciamo, però c'è scritto nel primo trattato Zoe kai phos, vita e luce, quindi Dio ha questa caratteristica. Questo Dio poi che cosa fa? Con il suo logos, con la sua parola, et verbum caro factum est, vi ricorda qualcosa, presumo, no? Vivifica l'essere, gli dà vita, lo rende, l'essere è la totalità del mondo, no? E quindi ecco che la parola, il logos, che è insieme ragione e parola, ha un potere ordinatore. Arrivati a questo punto, Dio si può configurare come un demiurgo, ma quello che è più importante è come un artigiano. Un artigiano che in qualche misura ha un corrispettivo nell'antico dio egiziano Ptah, che era il dio artigiano che manipolava, che creava, e noi troviamo che viene definito proprio da Proclo, il neoplatonico Proclo, technikos nous, intelletto artigiano, il dio artigiano. Perché è importante questo? Perché questo dio artigiano è una specie di alchimista, è una specie di alchimista che manipola, che dà forma a una sostanza invisibile e indicibile, che si chiama psicosis, che, dalla quale lui prende e plasma le anime.
Non solo, è un dio alchimista che insegna a Iside la dottrina, la scienza, la conoscenza del nero perfetto. Chi ha qualche rudimento di alchimia sa che sono tre le fasi dell'alchimia. Sono, no? L'opera al nero, c'è un romanzo di Marguerite Yourcenar intitolato L'opera al nero, probabilmente dedicato a Michele Serveto, messo sul medico spagnolo, fatto andare sul rogo da Giovanni Calvino. C'è l'opera al rosso e l'opera al bianco, che porta alla sublimazione. La parola sublimazione nasce dal processo alchemico, che in realtà è un processo chimico, che fa trasformare, che è il principio fondamentale della trasformazione dei metalli, e che ha un'antica tradizione in Egitto. Ci sono tutta una serie di trattati in greco, che non hanno nulla a che vedere con l'ermetismo, che ti spiegano come funzionava la colorazione dei metalli e la trasformazione dei metalli. Sono testi molto belli, veramente molto belli e utili, perché, ultima cosa, noi siamo abituati a pensare all'alambicco, no, che arriva per la distillazione. Gli arabi, non è vero, gli arabi hanno preso i trattati di Zosimo. Se voi prendete i testi in greco di Zosimo, i manoscritti, che sono conservati anche alla Biblioteca Marciana di Venezia, ci sono i disegni degli alambicchi. Zosimo opera, scrive e pensa nel IV secolo d.C. Quindi, però gli arabi hanno conquistato l'Egitto, hanno distrutto probabilmente la Biblioteca di Alessandria, no? E quindi si sono anche impossessati di questi testi che a loro servivano, e ci hanno insegnato poi, a noi che avevamo perso di vista tutta l'antica tradizione, ci hanno insegnato come si fa a fare la distillazione con l'alambicco. Quindi questo dio alchimista, dio artigiano, plasma direttamente con le sue mani le creature, le anime, le opere, no? E i suoi gesti fanno davvero pensare, se voi leggete l'estratto 23 di Stobeo, bellissimo, intitolato La pupilla del mondo, e trovate questo dio che plasma, che opera, sembra proprio un alchimista al lavoro, e che combina sostanze e che usa formule segrete. Così abbiamo arrivati a capire un pochettino di questo dio, e chi è questo dio, qual è la sua identità adesso, vediamo di capirlo. Ora, è un dio che appare. Cosa significa? Significa che se è un dio che appare, che si manifesta, vuol dire che normalmente sta nascosto. È il dio nascosto, il dio sconosciuto, l'agnostos theos, di cui parla anche San Paolo, anche se lui si riferisce a un'altra figura che probabilmente non è il dio dell'ermetismo, no? Quindi sono le sue opere che ce lo fanno conoscere. Ne parla Cicerone, lo dice anche Cicerone nelle Tusculane Disputationes. Quindi è il suo operare, ci permette di dire che Dio esiste e che Dio c'è e che quelle cose sono opera di Dio. E se appare, quindi, come dicevamo prima, Dio è necessariamente invisibile. Ma non basta. Come è fatto questo Dio che non si vede? È un androgino. L'androgino nell'antichità, ma se voi prendete anche il commento rabbinico al libro della Genesi, Bereshit Rabba, trovate che c'è questo mito. Poi c'è Platone, come non di ricordarsi il simposio di Platone, dove c'è l'androgino sferico, no? L'origine. E il nostro Dio è androgino e ovviamente genera da sé, da solo, il proprio figlio che lui chiama, che è identico a lui, che si chiama Anthropos. Ora, Anthropos in greco vuol dire uomo. E questo è immagine, morfè di Dio, forma di Dio. È il terzo delle creazioni divine o delle generazioni divine, dove dopo il logos, la parola, e dopo l'intelletto demiurgo che opera e agisce su indicazione dell'intelletto supremo. E questo dettaglio, c'è tutta una tradizione mediterranea sull'androginia, ma insomma mettiamola da parte. È molto complessa, interessantissima. Ci sono molte cose che ci potrebbero aiutare, però qui è importante, perché l'androginia è la condizione prima
che permette di affermare l'identità di padre e figlio, cioè di Dio e di suo figlio Anthropos, no? E dopo degli uomini che discendono da questo. Perché gli uomini generati dal figlio di Dio, Anthropos, sono anch'essi androgini. Poi verranno separati, e quello è un altro discorso ancora. Non solo, ma da qui discende una parola che ha creato un sacco di dibattiti contro cui si sono scatenati i protestanti tra il 1550 e la fine del 1600, no? È la consustanzialità, homoousios, della stessa sostanza, sinusiasticos, lo vedremo tra poco, proprio consustanziale vuol dire, che noi sappiamo essere parte della dottrina che è uscita dal concilio di Nicea. Però questi testi, che forse sono precedenti al concilio di Nicea, c'è. Non è usato, non ha una grande diffusione all'interno dei testi ermetici, ci sono solo questi due termini che circolano. Neanche tante volte, però sono importanti, sono assolutamente usati, come dire, con discrezione. E quindi abbiamo che anche l'uomo è consustanziale con Dio, e con tutto ciò che è generato e creato. Quindi vi è questa sostanza comune che unisce Dio, il figlio di Dio, l'uomo e tutta la generazione. Poi possiamo continuare. Una delle domande che vengono poste è come si fa a definire Dio. E proprio le definizioni armene ce lo dicono. Bisogna definire Dio contemporaneamente come mondo intelligibile, unità immobile, mondo invisibile, bene intelligibile. E questo Dio contiene tutti gli esseri e conserva l'esistente. Quindi questo Dio alla fine è uno, ma è anche tutto, e tutto è uno con Dio. Qui ovviamente i neoplatonici e i neoplatonisti ci andrebbero a nozze, perché qui siamo di fronte all'uno di Plotino, l'uno che contiene tutto, le emanazioni che ritornano nell'uno, no? Ma quello che è interessante, vi segnalo, questo è interessante, in tutto l'universo nulla esiste che egli non sia. Dio è insieme ciò che è e ciò che non è, cioè, in termini filosofici, è insieme l'essere e il non essere. E questo risolve una delle aporie più incredibili nel pensiero filosofico, perché se c'è l'essere, dov'è il non essere? Come sta a esserci? Dio unisce tutto, diventa colui che abbraccia. Non c'è non essere che non sia nell'essere e viceversa. Può sembrare difficile, però da un punto di vista dottrinale risolve il problema, lo risolve propriamente, anche perché poi dopo c'è subito dopo la dimensione biologica. Dio è uno perché se ogni cosa è viva, la vita è una sola. Quindi a questo punto Dio comprende l'essere e non essere, l'esistenza, la vita, e quindi è unico necessariamente. I rischi di questo discorso, credo che li vedremo tra non molto, sono il pensiero unico, il potere, lo vedremo tra pochissimo. Allora, altra cosa affascinante è che Dio è padre. Dio ha la dolcezza del padre, è il padre del mondo ed è il bene totale, per cui questo bene necessita di una manifestazione che si traduce nella sua capacità di creare, di generare. L'ermetismo non è contro la generazione, non nega la vita sessuale come la negano gli gnostici, per esempio. Assolutamente no. C'è un problema che è il corpo, ma non, è un problema che l'ermetismo risolve con grande semplicità ed è in fondo la via della salvezza quella, ma la vedremo. Ecco, qui c'è, si apre però il discorso che dicevo prima, poco fa, cioè quello pericoloso. Il problema di questa trascendenza totale di Dio è totalmente trascendente. Avete visto, tra parentesi, metto le indicazioni dei luoghi, dei trattati in cui si parla di queste cose,
così che eventualmente una persona può andarseli a leggere e verificare tutto, no? È un Dio sconosciuto, l'abbiamo visto, il suo nome è segreto, ma la cosa che per me è molto più importante è l'ultima. Dio è qualcosa d'altro per noi. Ho riportato il greco, emin de allo, chiestin, e cioè l'alterità di Dio. È il Ganz Anderes di Rudolf Otto, che non cita i trattati ermetici, li conosceva, ma non li cita. Birichino Rudolf Otto, D'altronde era un teologo che doveva portare avanti il discorso dell'ecumenismo, gli interessavano altre cose, non questa, perché tra l'altro sarebbe ricaduto, se l'avesse citato e utilizzato, in ciò che in realtà loro avevano condannato con Isaac Casaubon, no? E qui ecco l'altro elemento, perché qui a questo tipo di discorso attinge Jean Baudin, che alla fine del 1500 è il teorico del potere assoluto del sovrano. Se Dio è, in questo caso, come dice l'Asclepius, primi potens, no, il primo potere assoluto, o se, come dicono i trattati ermetici, il signore dell'autentia, del dominio assoluto, chiunque esercita il potere lo può esercitare solo per emanazione di Dio. E questa è la parte più delicata e più, come dire, pericolosa di questa dottrina, da un punto di vista di una caduta o ricaduta politica del discorso dottrinale. Chiuso il discorso su Dio, c'è il discorso sul mondo che io vorrei affrontare brevemente per fermarmi solo sul problema del male. Il mondo è il secondo essere, quindi dopo Dio e prima dell'uomo, è il secondo Dio, Deuteros Theos, tenendo presente che però tutto è Dio, chiaramente. È figlio di Dio anche lui, ma è imperfetto. È non buono perché è in movimento, non cattivo perché è immortale. Quindi c'è questa ambiguità che troveremo anche nell'uomo. Però proprio il fatto del mondo, di questa situazione, della realtà, che è pienezza alla fine, no? Di vita, implica che non esista la morte. Sì, per gli ermetici non c'è la morte. La morte è, come dire, o è per colpa tua, per cui tu muori come mente, la morte dell'anima e la morte dell'intelletto, ma allora tu hai scelto una strada. Altrimenti la dissoluzione del corpo non è la morte, è una semplice trasformazione. E qui ci apre già il discorso in relazione all'uomo che affronteremo tra non molto, no? E come dicevo poco fa, il mutamento, cioè la metabolè, che è la dissoluzione dei corpi semplicemente, che ritornano alle loro sostanze, agli elementi e alle energie cosmiche. Questo mutamento fu volito da Dio per purificare il principio generativo che era nato male. Anthropos tradisce il padre, squarcia l'involucro delle sfere celesti, guarda giù, e giù c'è la natura umida, e lui vede un'immagine che è la sua e crede che sia la natura, precipita giù, e abbiamo il primo amplesso, quindi Anthropos, il figlio di Dio, commette una colpa che è Eros, che è il narcisismo, io mi innamoro di me stesso, ma che è anche quella che troviamo nella fabella di Amore e Psiche di Apuleio, le Metamorfosi di Apuleio sono un testo, come dire, legato in qualche misura all'ermetismo, soprattutto all'undicesimo libro, ora dicevo, dove Psiche si macchia della sacrilega curiositas per voler vedere a tutti i costi amore, quindi le tre colpe le ritroviamo in Anthropos. Quindi c'è un qualcosa
che deve essere purificato. E quindi ecco che il nostro buon Dio inventa la metabolè per purificare la generazione, e ovviamente a questo punto, proprio attraverso la trasformazione per cui il corpo materiale si dissolve, la vita passa dal visibile del corpo all'invisibile della realtà sovraordinata, non dico metafisica, perché qui non si può parlare di metafisica. E qui, altra questione, è il male, perché la morte, abbiamo visto come viene risolta, il male. Il male è il bene. C'è il male nel mondo, perché il male non, il mondo non è buono, in quanto, cioè non è cattivo, ma non è nemmeno buono, in quanto appunto è materiale, è la materia il male in qualche misura. Ma a parte questo aspetto, in realtà il male non c'è. Il male è un qualche cosa di accidentale, no? Perché in quanto tale il male non ha né senso né spiegazione. E se Dio è bene assoluto, che ci sta a fare il male? Quindi l'unica cosa è l'accidente. Un po' come nel politeismo antico. Nel politeismo antico il male non c'è un male cosmico o un male metafisico o una realtà tipo il demonio, o Angra Mainyu come nello zoroastrismo. No, non esistono. C'è l'accidente, io ho sbagliato a fare un rito, ecco che la divinità mi punisce, mi sono ammalato, certo, perché non ho fatto i sacrifici ad Artemide, via di questo passo. È un accidente. E anche in questo caso il male come tale è semmai assenza di bene, semmai, va bene? E al male come assenza di bene corrispondono, nel quadro cosmologico complessivo, le tenebre come assenza di luce. E questa rappresentazione si fonda su uno schema assiale dove ovviamente abbiamo la luce, il bene, il logos e il fuoco stanno in alto, e poi la materia e la natura umida insieme alle tenebre in basso. Quindi c'è una rappresentazione di questa natura. La luce è necessariamente è quella che determina l'ordine cosmico. Quindi questo Dio ha tutta la volontà di mostrarsi, e l'ermetismo ha tutta la volontà di mostrarsi, non di restare in realtà segreto, no? E questa vita e questa luce danno forma, sono Dio e se stesse, danno forma all'unità complessiva, ed è Dio che illumina se stesso. E quindi noi vediamo la luce riflessa di Dio se abbiamo l'illuminazione, se seguiamo uno stile di vita che ci permetta di essere illuminati. E questo ci porta all'uomo, che è il terzo dei tre esseri. Anche l'uomo, non diversamente da Anthropos, è immagine di Dio. Quindi l'uomo, d'altronde, non generò, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, perciò l'uomo è immagine di Dio. Se noi leggiamo il primo trattato del Corpus Hermeticum, vediamo che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio. Da qui una parentela, una cognatio, come dice l'Asclepius, no? Tra dei e uomini, voluta da Dio perché l'uomo fosse buono, e perché potesse essere immortale. E l'uomo, vedremo, è un Dio mortale, mentre gli dèi sono uomini immortali. Questa è la definizione che viene data dai nostri trattati. Dio lo ha composto dell'una e dell'altra natura, quindi la natura divina e la natura umana, per mezzo della sua divina volontà. C'è anche il problema della voluntas dei. Per chi si domandasse, c'è, come altre cose ci sono che non possiamo trattare in così breve tempo, no? E quindi stabilì allora Dio che l'uomo fosse migliore degli dèi, che sono formati solo della natura immortale, e di tutti gli altri esseri mortali, perché l'uomo ha le due nature, mortale e divina, umana e divina. Quindi l'uomo ha la doppia natura, da una parte anche lui è non buono perché è in movimento, os kinetos, ma non cattivo perché è immortale,
u kakos deos athanatos. Questa è la frase precisa del decimo trattato. Quindi, insieme, buono e cattivo è l'uomo. Lo è costituzionalmente, è duplice, perché è pur fatto di due parti, una parte sostanziale o essenziale, direbbero oggi gli essenzialisti, con i quali sono molto critico, non importa, ecco, e di una parte, quindi è semplice in quel caso, e di una parte invece materiale, e quindi è quadruplice, perché vi ricordate che parlavamo dei quattro elementi prima, e sono i quattro elementi che formano il suo corpo, che è il corpo necessariamente materiale. La mortalità è quindi la ragione per cui l'uomo è soggetto al destino, l'uomo non può sottrarsi al destino, non può sottrarsi alla sorte, e il destino è quello che governa il mondo e fa sì che l'uomo sia schiavo all'interno del mondo fisico. L'uomo deve liberarsi di questa schiavitù. Lo strumento che ha l'uomo per liberarsi non è facile, e il corpo è stato utilizzato da Dio per punire le anime che avevano trasgredito, perché le anime erano state plasmate dalla psicosis, ma a un certo punto queste anime hanno detto: ma no, invece che star qua vado lì, si sono spostate nel firmamento, nel cosmo, non hanno rispettato le posizioni che dovevano tenere. E allora Dio le ha punite e le ha incorporate. No, l'incorporazione è una prigione. Qui potremmo aprire un bellissimo discorso. Potremmo andare alla legge di Adrastea degli Orfici citata da Platone, potremmo andare a vedere Pitagora e la reincarnazione, la metensomatosi, la trasfigurazione delle anime da un corpo all'altro. Guardate, c'è una tradizione fantastica, bellissima, sulla quale, insomma, è inutile che stiamo adesso a soffermarci, no? Quindi questo corpo è la prigione, questo corpo è il nemico, dice, no, un trattato. Il corpo è il nemico che opera contro l'anima, ordito dell'ignoranza, sostegno della malvagità, vincolo della corruzione, oscuro involucro, morte vivente, cadavere sensibile, sepolcro che ti porti appresso, ladro che ti tieni in casa, che odia attraverso le cose che ama e invidia attraverso le cose. Questo è il corpo. Quindi il corpo è il nostro nemico. Però l'uomo ha la consustanzialità, l'abbiamo già visto, no? E attraverso la consustanzialità ha un dono, il dono di poter risalire a Dio. Abbiamo già visto che l'uomo è un Dio mortale. Non solo, ma l'uomo può identificarsi con Dio, perché nel quinto trattato tu sei tutto ciò che io sono, tu sei tutto ciò che io faccio, tu sei tutto ciò che io dico. È Dio che sta parlando. Quindi l'uomo si può identificare con Dio. È una formula diffusa questa, eh? La troviamo per esempio in un Vangelo apocrifo, il cosiddetto Vangelo di Eva. Ci sono varie, anche dei papiri magici la troviamo. Dunque, però, lasciamo stare la formuletta, l'uomo può liberarsi, il corpo è il nemico, bisogna liberarsi di questo corpo. Se il corpo è una prigione, è un vincolo, se è il male, se la materia è un male anch'essa, così come la terra abitata dagli uomini è abitata dalla malvagità, bisogna andare via. Andiamo via da questo mondo, liberiamoci di questo mondo. Dobbiamo recuperare l'origine divina perduta. E come si fa? Con la conoscenza, che è il frutto dell'illuminazione diretta da Dio che io ricevo, seguendo però uno stile di vita ermetico o ermaico, che in greco è ermaikos, uno stile di vita che tra le altre cose prevede la pratica del vegetarianismo, prevede il senso della misura, prevede la sobrietà, prevede il rispetto degli dèi, prevede la purezza dei comportamenti. E qui siamo di fronte al frutto di una scelta,
perché nel momento in cui adotto quello stile di vita io compio una scelta. Guarda caso, la parola greca hairesis, che ricorre qui, che vuol dire scelta, è quella che diventerà eresia più tardi. Gli eretici hanno fatto una scelta. Quindi si connota negativamente un termine che in realtà ha un valore positivo. Io scelgo, mi prendo la responsabilità della mia scelta. E, come dicono i trattati ermetici, è la scelta del migliore, cioè della cosa migliore, ma un po' difficile da tradurre, quindi è meglio non mantenere. E questa scelta lascia due sole alternative. O la condizione umana si supera in vista dell'unione con e nell'intelletto, che è Dio, cioè con e nella divinità, oppure l'uomo si abbruttisce, si abbandona la materia, si perde quindi nella morte dell'anima e della mente. Sono le due alternative che comportano. Se io scelgo lo stile di vita ermetico, lo strumento per poter fare questa scelta è il mio intelletto, che è illuminato da Dio, e devo diventare pio, no? Eusebes, pius in latino. E allora a questo punto io posseggo gli strumenti per superare il presente, che è male, costruirmi il futuro, un futuro che coincide con il mio ingresso in Dio, ovvero con il mio diventare Dio. Il greco è chiaro, theotenai. Divento tutt'uno con Dio. E questo che cos'è? È la palingenesia, la rinascita, che Ermete ha svelato al proprio figlio, che è il frutto di una trasmissione di conoscenza, e io come adepto devo impegnarmi a non rivelare a nessuno che non sia anche lui un adepto, perché qualcuno potrebbe farne un cattivo uso, no? E per mezzo di questa io supero il corpo fisico, entro in un corpo composto di potenze, indissolubile e immortale, sono consapevole a questo punto di essere Dio e figlio dell'Uno, e allora divento, ovvero sono anch'io Dio. E con questo dall'uomo eritis sicut Dii. Grazie.